Ecco, uno sguardo aperto su ogni orizzonte dell'umano. In queste settimane il nostro sguardo è aperto soprattutto su quella sciagura che è la guerra in Ucraina. Quando abbiamo immaginato questo ciclo di incontri, ovviamente per la nostra Quaresima Prima 2022 e come diceva Padre Mario Ghezzi, inserendoci nel percorso di avvicinamento al Festival della Missione che ci vede molto coinvolti e che si svolgerà a fine settembre, inizio ottobre. Non era evidentemente ancora scoppiato questo conflitto che oggi ci lascia tutti davvero increduli e sgomenti. Ci siamo ovviamente chiesti in questi giorni che senso ha parlare di perdono, perché perdono e speranza sono il tema su cui abbiamo chiesto a Sabino Chialà di intervenire questa sera. Ecco, noi pensiamo che sia abbia non solo un senso, ma sia più che mai necessario. Proprio per la malvagità e l'insensatezza di questo conflitto alle porte dell'Europa, ma anche per le tante situazioni di crisi, di guerra, di conflitto che devastano vaste aree del mondo, che costringono anche tante persone alla fuga. Perché parlare di perdono significa anche parlare di una possibilità di dialogo, di riconciliazione e anche di responsabilità. Ci sono tante situazioni anche di odio, di inimicizia, di guerre, di crisi che viviamo anche dentro le nostre società. Viviamo in un tempo di tante grandi fragilità che interpellano, che dovrebbero interpellare anche ciascuno di noi, a rinnovare quell'opera indispensabile di perdono e di misericordia. Perché il perdono non riguarda solo ciò che è stato, è anche liberazione e slancio verso un orizzonte più vasto, un orizzonte appunto riconciliato. Pensiamo che solo così, in una dimensione di dono e di futuro, di memoria e di attesa, il perdono apra alla speranza, che non è una mera illusione, ma che è proprio una possibilità concreta e responsabile di riannodare dei fili spezzati. Questo primo appuntamento del ciclo di Quaresima 2022 del Prime, appunto, vede il nostro ospite Sabino Chialà, che come sapete è stato eletto recentemente priore della comunità monastica di Bose. Ma è anche, molti lo conoscono perché è anche uno studioso di ebraico, di siriaco, un esperto di scritti apocrifi cristiani di lettura dei primi secoli del cristianesimo, soprattutto orientale, uno specialista dei padri del deserto e autore di numerosi saggi, qualcuno lo trovate anche qua fuori. Quindi grazie di nuovo Sabino Chialà di essere con noi questa sera, ti lascio la parola. Grazie. Sara, parliamo. Mi sentite? No. Funziona? No. Allora, andiamo. Eccoci. Grazie Anna per questa presentazione, anche grazie ai padri del team per l'invito, la fiducia, l'amicizia che è stata prima espressa e che è profondamente ricambiata, ma poi anche grazie a tanti volti di amici che vedo in questa sala, te anche quelli che non conosco, ma che, con i quali mi fa piacere condividere questa riflessione appunto sul tema del perdono e della speranza, liberazione e slancio verso un nuovo orizzonte, questo è il titolo che mi è stato proposto. In tempi come quelli che stiamo vivendo, ancora segnati dalla pandemia che sembra passare in secondo piano, ma non troppo, e tempi ora resi ancora più drammatici da una guerra che sta occupando imperiosamente il nostro tempo e i nostri discorsi, tra l'altro con un impatto straordinario che altre guerre non suscitano o non hanno suscitato, e questo anche dovrebbe interrogarci. Per delle ragioni che sono variamente spiegabili, ha senso parlare del perdono? Di speranza forse sì, perché abbiamo bisogno di guardare al futuro, perché abbiamo bisogno di trovare la forza di andare avanti, ma ci verrebbe da dire che di perdono forse meno. Cioè di quello che riguarda il nostro passato, di ciò che abbiamo vissuto. Oggi sentiamo più l'urgenza di immaginare un futuro possibile, di aprire orizzonti di speranza.
di quello che istante dopo istante viene ad aggiungere macerie a macerie, cioè del nostro passato, in un tempo in cui il male ci appare in tutta la sua forza e soprattutto la sua onnipresenza, abbiamo davvero bisogno di parlare? E abbiamo bisogno perché per poter guardare al futuro dobbiamo guardare al passato. Non solo per non ripetere i medesimi errori, ma anche perché quel passato ha bisogno di essere risanato, o almeno di essere reso un po' meno mortifero di quello che potrebbe essere. Perché il passato è mortifero in mancanza di un'adeguata opera di rilettura. Questo è ciò che osa fare il perdono. Quando noi pensiamo al perdono, a che cosa pensiamo? A un colpo di spugna? A un qualcosa che nega il passato? Il passato rimane, ma il passato può essere trasformato nella sua percezione. I fatti restano, come vedremo. Il male fatto o subito non si può cancellare, ma quello che muta è il potere che quel male continua ad esercitare sul nostro presente. Ed è qui che noi abbiamo bisogno di intervenire, è qui che possiamo intervenire. Il perdono è forse la dinamica più profondamente cristiana, perché più profondamente umana. E allo stesso tempo però è ciò che di più difficile l'Evangelo ci chiede di vivere. È più difficile anche dell'amare, che è già un'impresa non semplice, perché il perdono vorrebbe intervenire su un amore che è già tentato e fallito. Interviene in un contesto che porta già i segni della sconfitta. Non può avvalersi del trasporto dell'innamoramento. Nell'amore gioca anche un qualcosa, direi, di istintivo, di sentimentale. Il perdono non ha niente di sentimentale. Il perdono richiede riflessione, richiede rigore, richiede ascesi. È un'operazione più razionale che emotiva. L'emotività tenta piuttosto di distoglierci dal perdonare. Emotivamente non perdoneremo. Scrive un teologo e psicoterapeuta greco-ortodosso, Vasilios Termos: il perdono è oggetto di grandissima lode da parte del Signore, quale virtù che rende l'uomo simile a Dio. Ciò nonostante, vanno riconosciuti i nostri fallimenti nel perdonare. Anche nel caso di persone che manifestano un vivo desiderio di accordare il perdono, rimane difficile immaginare il contenuto del perdono, dato che molto spesso finiamo per parlare di un perdono supposto tale o di una sua forma inaffidabile. Molti credenti giurerebbero di aver completamente perdonato le persone che li hanno feriti o che hanno fatto loro del male, ma il loro perdono si rivela piuttosto fragile. Si tratta di una dinamica vitale, eppure difficile. E allora il primo passo che vorrei fare insieme a voi è quello di chiedermi perché il perdono ci risulta così difficile. Mi limito ad alcune possibili spiegazioni tra le tante che forse si possono dare. La prima è che il perdono ha a che fare con la gratuità, e la gratuità ci mette sempre a disagio, sia quando ci è richiesta, cioè quando ci è chiesto di fare qualcosa gratuitamente senza un corrispettivo,
sia quando ci è offerta. Anche la gratuita offerta ci mette a disagio, ci imbarazza. Fare qualcosa che non abbia un qualche contraccambio ci pare impossibile, estranea alla nostra natura di essere umani. Pensate, perfino nel nostro rapporto con Dio, se non c'è un contraccambio facciamo fatica a intrattenerlo, quel rapporto. Anche lì abbiamo dovuto trasformare una relazione in una sorta di relazione commerciale. Agisco per evitare una punizione o per avere un premio, una ricompensa. Un grande padre della Chiesa, Basilio, dice: il cristiano maturo invece è colui che supera sia la fase della schiavitù, cioè di quello che agisce eticamente in un certo modo per paura, sia la fase del mercenario, che è quello che agisce perché attende una ricompensa, e finalmente diventa un figlio, cioè uno che agisce, segue il Signore perché si sente amato e basta. Ma la nostra tendenza è trasformare anche quella relazione, pur così intima e vitale, con il Signore, in una relazione, appunto, che faccia a meno, che venga via, venga fuori dalla gratuità. Invece il perdono è un'esperienza di gratuità assoluta, come dice il suo stesso nome. Il termine perdono viene da un verbo latino medievale, perdonare, che non è nient'altro che un donare preceduto da un prefisso per, che etimologicamente rafforza. Potremmo dire che il perdono è un dono all'eccesso, è il dono nella sua massima espressione. Una seconda ragione che probabilmente ci rende così difficile la dinamica del perdono è il disagio che il perdono ci crea in riferimento alla giustizia. Lo sentiamo come un qualcosa che offende la giustizia e dunque che accresce, incoraggia la giustizia. Se io perdono, vengo meno alla responsabilità anche del male che è stato fatto. Anche perché spesso il perdono è assimilato al dimenticare. E dunque è visto come una forma di irresponsabilità dinanzi alla storia. Pensiamo al dibattito intorno alla perdonabilità o meno di momenti, di tragedie, come quella della Shoah, la solita domanda: ma è possibile perdonare chi ha fatto un male così grande? Ma perdonare non significa dimenticare. Questo è un errore che facciamo spesso. Perdonare non è non vedere, sarebbe irresponsabilità colpevole. Anzi, per perdonare bisogna ricordare, ma ricordare diversamente. Come per usare bene la misericordia, non si devono chiudere gli occhi. A volte noi immaginiamo la misericordia come chiudere un occhio. Per usare bene la misericordia, gli occhi bisogna aprirli tutti e due, non chiuderne uno. Il perdono è un atto di responsabilità, non è oblio. Una terza ragione per cui ci risulta difficile perdonare è la fatica che noi facciamo a credere che sia possibile rinascere, ricominciare. Mi viene sempre in mente quella domanda cruciale che Nicodemo pone a Gesù all'inizio del quarto Vangelo, che è una domanda che spesso affiora al nostro cuore in forme diversissime. Avete presente in Giovanni 3,4: come può nascere un uomo quando è vecchio? E ci sono tanti modi di essere vecchi, perché ci sentiamo vecchi, perché avvertiamo che sono vecchie le nostre relazioni, vecchie cioè pregiudicate. Può forse entrare, dice Nicodemo, una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Come può un rapporto rinascere quando è vecchio e mal ridotto? Noi viviamo nel tempo e ne vediamo gli effetti inesorabili,
nel nostro corpo e nel corpo di chi ci sta accanto. E questi sono dei fatti. Sappiamo per esperienza che non si torna indietro e dunque il perdono ci sembra innaturale, impossibile, perché crediamo impossibile rinascere. Ma rinascere e perdonare non significa tornare indietro, bensì andare avanti. Non significa cambiare il passato, come dicevo prima, ma guardarlo con un occhio nuovo. Perdonare non è aggiustare il vecchio, ma è inventare un nuovo possibile. Perché il vecchio non si aggiusta. Infine, una quarta ragione che è alla radice della nostra difficoltà di perdonare è che il perdono ha sempre a che fare con la morte. È un'esperienza di morte, innanzitutto di morte a se stessi, alla custodia gelosa del proprio passato, delle proprie buone ragioni, al proprio io. E dunque più o meno percettibilmente è anche esperienza della nostra morte. E questo ovviamente ci fa paura. Per perdonare è necessario essere almeno un po' riconciliati con la propria finitudine e con l'orizzonte della propria morte. L'incapacità a perdonare è spesso un delirio di onnipotenza. Nasce dalla mancanza di percezione della nostra finitudine. È solo quando ti percepisci finito che puoi iniziare un cammino di riconciliazione. Isacco el Siro, un padre della Chiesa siriaca, diceva che la radice di ogni peccato è la paura della morte. Lui diceva, reinterpretando, o meglio, interpretando in un modo creativo, direi, un passo biblico della Genesi, dove si dice, o sembrerebbe che si dica, che il peccato è conseguenza, la morte è conseguenza del peccato, Isacco dice esattamente il contrario. Noi non moriamo perché abbiamo peccato, ma pecchiamo perché siamo mortali. E lui vedeva nella paura della morte la radice di ogni peccato, di ogni prevaricazione. Il peccato nasce sempre da una paura. Tutti i nostri peccati sono espressione di paura, di un senso di insicurezza, di tremore dinanzi alla nostra finitudine. I peccati sono gesti disperati di chi sente di annegare e si aggrappa a tutto quello che gli capita a portata di mano. E dunque è la riconciliazione con la propria finitudine che diventa poi il primo passo anche verso un orizzonte possibile di perdono. Il perdono è un'impresa impossibile, soprattutto quando crediamo di essere noi stessi a dover perdonare. E questo è il secondo punto che vorrei, sul quale vorrei riflettere insieme a voi, dopo aver visto brevemente quali possono essere le ragioni per cui ci risulta difficile immaginare che il perdono non è un atto, ma è un processo. Solo posto in una visione, direi, in una prospettiva di gradualità, è possibile immaginare questa realtà così difficile come percorribile. Un processo che riassumerei in tre momenti. Innanzitutto riconoscere il perdono preveniente di Dio. Poi acconsentire ad essere perdonati e perdonare se stessi e infine giungere a perdonare il prossimo. Il primo movimento è il riconoscere il perdono di Dio.
Quando noi pensiamo al perdono, la nostra mente va immediatamente a qualcosa che noi dobbiamo fare per un altro. Perché ci sembra così difficile? Perché pensiamo che siamo noi che abbiamo da perdonare. Il perdono che noi accordiamo, che dovremmo accordare, che non riusciamo ad accordare. Ma in una dinamica cristiana non è questo il punto di partenza. Il primo passo che ci è richiesto è riconoscere che noi innanzitutto siamo stati perdonati. Cioè che il perdono ci precede, ci costituisce in quello che siamo. In altri termini, noi siamo al mondo, esistiamo perché Dio ci ha perdonati. Siamo tutti dei sopravvissuti, sopravvissuti ad una distruzione minacciata in virtù di un atto di misericordia. È una prospettiva alla quale forse non siamo abituati, ma è fondamentale anche per un normale cammino di umanizzazione. E quello che peraltro ci ricorda la scrittura, più riprese, a volte anche facendo ricorso a immagini di Dio che potrebbero risultare scioccanti, come ad esempio laddove si dice che Dio, dopo aver annunciato un male giusto, dovuto, che sta per infliggere su un mondo corrotto, si pente e ferma la sua mano. Sono vari passi dell'Antico Testamento in cui si parla del pentimento di Dio, che ha una certa visione di un Dio immutabile, perfetto, un po' più figlio della filosofia che della Bibbia, sembra indicibile, incredibile, inammissibile. E invece la scrittura spesso ci parla di un Dio che si pente. L'ebraico utilizza proprio la forma che è impiegata anche per il pentimento dell'uomo, vayinachem Adonai, e Dio si pentì del male che stava per fare e non lo fece. Dicevo, un modo molto colorito, molto umano se volete, ma per dire proprio questo, cioè che la nostra esistenza è l'effetto di una salvezza, di un perdono, di un essere risparmiati da colui che se applicasse la giustizia potrebbe distruggerci. Anzi, la compassione infinita e la misericordia sono il tratto distintivo di Dio, in contrapposizione a ciò che invece gli uomini sono soliti fare, come dice Dio stesso ad esempio in un passo di Osea al capitolo 11, versetti 8-9. Un passo molto suggestivo. Dice Dio: come potrei abbandonarti Efraim? Come consegnarti ad altri Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore freme dentro di me, il mio intimo freme di compassione. E poi conclude: non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Soprattutto la conclusione è molto importante. Dio mostra questo sentimento peculiare che appartiene a Lui. Dio è colui che si arresta anche dinanzi al male giustamente minacciato. Dio mostra questo sentimento di compassione che si trasforma in perdono e cura fin da quel primo gesto di tenerezza che fece nel giardino quando coprì la nudità di Adamo ed Eva con tuniche di pelle, in Genesi 3:21, gesto di grande tenerezza. I due che appena hanno peccato si scoprono nudi, e Dio che li copre perché non si vergognino della loro nudità. È molto bello anche perché non impedisce neanche che si vergognino davanti ad altri, ma che non si vergognino davanti a se stessi. Dio ci impedisce di vedere fino in fondo il nostro peccato per salvarci da una tristezza troppo grande. Il perdono di Dio ha poi una qualità particolare, sempre preveniente e gratuito. In Isaia Dio dice: ho dissipato come nube la tua ribellione e come nuvola i tuoi peccati. Ritorna a me perché ti ho redento. Ritorna a me perché ti ho redento.
Cioè, convertiti perché io ti ho già perdonato. Isaia 44, 22. E Paolo in Romani 5, 6, 8 dice: mentre eravamo ancora peccatori, Cristo morì per i nostri peccati. Dunque Dio non perdona perché Israele si è già convertito, ma Dio perdona perché possa convertirsi. In molti casi si ha proprio l'impressione che il perdono ricevuto sia ciò da cui sgorga il pentimento. In una certa nostra logica, che poi è la logica che usiamo anche nelle nostre relazioni, dici tu prima ti penti e io poi ti perdono. Dio ragiona al contrario. Io ti perdono perché tu, comprendendo ciò che io ho fatto per te, possa cominciare a convertirti. Avete presente quello che Gesù dice alla peccatrice in Giovanni 8:11, quando quella scena meravigliosa in cui vogliono lapidare la donna, poi a un certo punto Gesù dice quella frase: chi è senza peccato scagli la prima pietra, tutti vanno via, cominciano dai più anziani, e poi Gesù chiede alla donna, dice: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata. E lei dice: nessuno. E Gesù dice: va, neanche io ti condanno, va e non peccare più. Però prima dice: neanche io ti condanno. E poi le dice: va e non peccare più. L'orizzonte della conversione è fondamentale, ma nasce da una consapevolezza di perdono già ricevuto. Di cui l'importanza, come primo passo in un qualsiasi processo di perdono, appunto di riconoscere il perdono che ci è stato già accordato e di farne esperienza. In una parola, accoglierlo, accogliere questo volto di Dio, alla radice di ogni itinerario di perdono, che noi possiamo vivere, che noi possiamo sperimentare. C'è questo bisogno di coscienza di essere stati perdonati. Il secondo momento di questo percorso è a consentire ad essere perdonati e perdonare se stessi. Accogliere il perdono di Dio non è così semplice. Forse è più difficile lasciarsi perdonare che accordare il perdono. Perché significa ammettere il proprio bisogno, ammettere il proprio peccato. Significa accettare un'immagine di sé che non corrisponde a quella ideale che coltiviamo dentro di noi e che spesso cerchiamo anche di far credere agli altri. Per accogliere il perdono di Dio è necessario riconoscere il proprio peccato, che, come ricordano i padri, è ciò che di più grande e più difficile vi sia nella mestiere degli esseri umani. Sempre Isacco il Siro, quello che vi citavo prima, diceva: colui che sente i propri peccati è più grande di chi soccorre la terra abitata mostrandosi ad essa. Colui che geme anche per un solo istante su se stesso è più grande di colui che risuscita i morti con la preghiera. Colui che è stato reso degno di vedere se stesso è più grande di colui che è reso degno di vedere gli angeli. Detto in altri termini, è più facile vedere gli angeli che vedere i propri peccati. Capite l'importanza e la difficoltà? Il vero miracolo che un uomo possa fare non è vedere gli angeli, ma vedere le proprie ombre, i propri peccati, il proprio bisogno di quel perdono che Dio ci ha già accordato. Chi crede di non avere bisogno di perdono si colloca automaticamente al di fuori del raggio di azione di Dio e di Cristo, ma ancora più grave, si colloca in uno spazio di falsità. Dice la prima lettera di Giovanni al capitolo 1, versetti 8-10: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se invece confessiamo i nostri peccati, Egli, che è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da... Egli, che è fedele e giusto, ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la sua parola non è in noi.
Ma proprio in questo punto, cioè nel momento in cui ci riconosciamo peccatori e accogliamo il perdono di Dio, ecco che anche noi iniziamo a diventare dispensatori di perdono. Innanzitutto, noi diremo, i dispensatori di perdono verso il fratello, come vedremo, verso gli altri, ma prima ancora dispensatori di un altro perdono, forse più sottile e più difficile da individuare, ma altrettanto necessario, il perdono di se stessi. Potrà sembrare strano, ma prima che di perdonare gli altri, e direi per poter perdonare gli altri, noi abbiamo bisogno di perdonare noi stessi. Come per amare gli altri è necessario amare se stessi. Ricordate Matteo 19:19, amerai il prossimo tuo come te stesso, quel come te stesso che spesso facciamo fatica a capire cosa vuol dire. Beh, per amare un altro devi amare te stesso. L'esercizio dell'amore devi innanzitutto farlo con te, così l'esercizio del perdono. Ma cosa abbiamo da perdonarci? Beh, abbiamo da perdonarci di non essere ciò che ci illudiamo di essere. Molto semplicemente. Perdonare se stessi vuol dire accogliersi per quello che si è, rinunciando alle maschere che spesso insistiamo nell'applicarci sul volto per apparire a noi stessi e agli altri altro da ciò che in realtà noi siamo. E spesso il meglio delle nostre energie le impieghiamo nel convincerci che quella maschera sia il nostro vero volto e nel convincere gli altri che quella maschera sia la nostra vera identità. Se ci pensiamo bene, quello che sto dicendo non è difficile da capire. Perdonarsi vuol dire riconciliarsi con se stessi, perché questa è la radice di ogni riconciliazione. E la mancanza di pace interiore, lo sappiamo bene, ciò che davvero impedisce di essere in pace con gli altri. Sono le nostre vite non ben analizzate, curate, viste, conosciute, che spesso ci rendono difficili, tormentati, dolorosi i nostri rapporti. Ancora il solito Isacco diceva: sii in pace con te stesso e il cielo e la terra saranno in pace con te. Quando siamo in pace con noi possiamo anche affrontare i peggiori nemici. Ci faranno del male, ma non ci uccideranno completamente. Possiamo affrontare i peggiori nemici con serenità e senza esserne turbati. Perdonarsi vuol dire accogliersi così come si è, smettendo di sognare altro e dunque smettendo di dare la colpa agli altri. Significa dire: io sono questo e con questo posso essere me stesso. Significa perdonarsi di non essere altro e perdonare a chi riteniamo responsabili di quello che noi siamo. Infine, il terzo momento è quello in cui questo perdono diventa anche un perdono offerto ad altri. Accanto al perdono di sé, direi quasi in parallelo, si muove anche il perdono del fratello, della sorella. Chi è giunto ad accogliere il perdono di Dio e a perdonarsi potrà poi anche perdonare l'altro. E questo per una semplice ragione, perché potrà vedere l'altro dal suo punto di vista e non dal proprio. Intendo dire che avendo fatto io esperienza del male, avendolo subito, avendo visto il potere distruttore del male su di me, potrò anche riconoscere chi mi ha fatto del male una vittima prima che un carnefice. Anche questo perdono però non è frutto del nostro sforzo. Se confidassimo solo sulle nostre forze sarebbe impossibile. Il perdono cristiano non è mai un affare tra due persone.
non è mai un regolamento di conti tra me e il mio supposto avversario. Se così fosse, nella migliore delle ipotesi sarebbe una tregua, ma non un risanamento. Il perdono cristiano è sempre un affare tra tre contraenti. Dice molto bene il cardinal Tolentino: il perdono non è una cosa che creo in me stesso, è una cosa che lascio fare a Dio in me stesso. Lasciare che Dio entri nella mia storia, che la sua logica si faccia mia. Per riuscire a perdonare, devo aprire la mia relazione con l'altro alla presenza di un terzo, che è Dio. Cercare di far sì che sia il modo di vedere di Dio ciò che predomina. Per perdonare, sì, devo lasciar fare. Devo far entrare Dio nella storia tra me e l'altro. Capite allora anche perché Gesù raccomanda la preghiera per il nemico. La preghiera per il nemico che non serve a far cambiare idea al nemico. Non dice, Gesù non dice pregate per i nemici perché diventino amici. Ma la preghiera per il nemico è aprire una finestra in una relazione interrotta, difficile, tormentata, ferita. La preghiera apre la finestra, dà accesso al terzo e fa pensare all'altro alla luce del terzo, affinché quell'altro non diventi un mostro. Perché sapete, quando con una persona non abbiamo una relazione, pian piano la sua immagine, i suoi tratti si trasformano in tratti mostruosi. La preghiera può essere il luogo nel quale io riesco ancora a parlare all'altro senza parlargli, passando per un'altra strada. È quello che possiamo dedurre anche dal passo neotestamentario più famoso sul perdono, Matteo 18, 21, 22. Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Qui Pietro credeva di essere già generoso, offrendo una disponibilità a perdonare non poco, 7 volte, ma Gesù li incara, dando però nel seguito una ragione inoppugnabile, quando racconta la parabola del servo spietato, quel servo che, essendo stato perdonato per una somma enorme, poi non riesce a perdonare colui che invece gli deve molto meno. Detto fuori di metafora, ciò che tu perdoni è sempre meno di ciò che ti è stato perdonato. Se sapremo questo, allora il cammino del perdono è possibile. Infine, un'ultima riflessione. Dopo aver visto le difficoltà, il percorso, la dinamica complessa del perdono, una riflessione su quello che chiamerei il frutto, l'effetto del perdono. Che è fondamentalmente un frutto di libertà. Oserei dire che il perdono conduce ad un'esperienza di libertà, che qui mi limito solo a qualche cenno. Il perdono risana. Risana le relazioni con gli altri, in primo luogo, visto che il perdono interviene, come dicevo, per tentare di ridare forma, respiro alle relazioni interpersonali. In questo il perdono, che è possibile grazie ad una rinnovata percezione del corpo cui apparteniamo, può aiutare a riscoprire anche questa appartenenza, il fatto che siamo parte di una medesima realtà. Ma il perdono concesso all'altro libera e rende fruttuosa anche la relazione con Dio. E anche il perdono è un atto di risanamento di se stessi, perché libera dal rancore.
Il termine che la Bibbia ebraica impiega più comunemente per dire perdono è slicha. In greco aphesis. Sono due termini che hanno come primo significato quello di togliere, alleggerire, condonare. Il perdono è un processo di liberazione e di alleggerimento. Certo, liberazione dell'altro, di colui che si perdona, come dicevo, da un peso che grava sopra di lui, ma anche alleggerimento di colui che perdona. Si tratta di una duplice esperienza di rinascita, di un rapporto ormai incrinato o morto, ma soprattutto dei due soggetti coinvolti nel processo. L'offesa subita e non risolta, non accolta ed elaborata, costituisce un peso che pian piano schiaccia, toglie respiro, limita lo spazio. Le relazioni malate ci fanno fare proprio questa esperienza di una limitazione di spazi. Non ci muoviamo più liberamente in uno spazio nel quale sentiamo che c'è qualcuno con il quale abbiamo una relazione difficile. Sono solo alcune delle immagini che i padri utilizzano, ad esempio, per descrivere il grande male della vita spirituale. Una di queste è il male del rancore. Si tratta di un'esperienza negativa che rende prigionieri, o peggio ancora occupa uno spazio vitale, occupa l'uomo interiore, rende presente il nemico anche quando non c'è. Spesso ci scopriamo a discutere con il nemico assente, che occupa il nostro tempo, occupa la nostra mente, occupa il nostro spazio, le nostre energie. Leggiamo in un apoftegma dei padri del deserto. Un anziano disse: chi radica nella sua anima il ricordo di una cattiveria subita è simile a chi nasconde del fuoco in mezzo alla paglia. Il custodire l'offesa subita, il ricordarla, il rimuginarla. Un altro padre della chiesa siriaca, Martirio Sardona, utilizza l'immagine di una ragnatela che si inspessisce, che si attorciglia intorno al collo fino a toglierti il respiro. Lui dice: così sono i pensieri ricordati di chi rimugina il male che gli è stato fatto. E poi c'è un'immagine, o meglio una definizione, che ci viene data da un altro grande padre della Chiesa, Giovanni Climaco, che vi vorrei leggere. Una sorta di cascata di definizioni. Dice Giovanni: custode dei peccati, odio della giustizia, rovina della virtù, sono definizioni del rancore, veleno dell'anima, tarlo della mente, vergogna nella preghiera, recisione della supplica, estraneamento dalla carità, chiodo confitto nell'anima. E poi quest'ultima definizione: sgradevole sentimento amato per la dolcezza della sua amarezza. Ripeto questa frase perché è un concentrato di sapienza. Sgradevole sentimento amato per la dolcezza della sua amarezza. Interessante l'ossimoro finale. Il rancore è qualcosa cui a un certo punto ci si affeziona. Sai che ti fa male, ma, come dire, ti ci intrattieni, lo ami, lo senti dolce, perché ti rassicura, ti dà ragioni, ti conferma, ma intanto ti sta corrodendo, ti sta tenendo in prigione, sta assorbendo e distruggendo la tua forza vitale, sta occupando il tuo cuore.
Del rancore il Climaco mette poi in evidenza l'astuzia, la sua capacità di rendersi presentabile. Dice ad esempio: il rancore è un esegeta della scrittura che interpreta allegoricamente le parole dello spirito piegandole alle proprie intenzioni. È un interprete della scrittura, cioè ti fa interpretare anche la scrittura in modo che ti dia ragione e che quindi ti lasci coltivare quel sentimento che pure ti sta distruggendo. E non va trascurato assolutamente, perché costituisce, dice Giovanni Climaco, un pericolo anche per gli uomini spirituali. Il perdono dunque ha questo come frutto, quello di una libertà interiore per colui che lo accorda e per colui che lo vive. Allora si ridiventa capaci di sostenere lo sguardo dell'altro, di udirne la parola senza turbamento, di incontrarlo senza più evitare gli spazi da lui frequentati. È un'esperienza di grande libertà. E l'effetto più grande del perdono è la libertà. Dice ancora il Cardinal Tolentino: il perdono apre porte dentro di noi. E allora rinunciamo a farci carico dei pesi di ieri per scoprire le ali di oggi. Ecco in che misura il perdono apre alla speranza, apre al futuro, apre al domani. Un passato che sia assunto, rivisitato e perdonato può aprire un orizzonte di speranza che non è pura illusione o ottimismo a tutti i costi. Perché la speranza cristiana, ma direi anche quella umana, affonda sempre le sue radici nel passato. Noi possiamo sperare solo se abbiamo una memoria di vita. In un passato di vita e di bene esperito, e per questo ancora sperabile, o una parola ricevuta come promessa a cui si accorda ancora la propria fiducia. Ci sono vite nel cui passato è difficile scorgere tracce di vita, di bene esperito, di fiducia accordata. Lì il perdono manifesta tutta la sua importanza, appunto come opera di risanamento in vista di un futuro possibile. Un perdono che ci intimorisce perché mette in crisi alcuni di quegli assoluti che ci portiamo dentro e che il perdono vorrebbe sconfessare, appunto il fatto che non è possibile la gratuità, che il perdono sarebbe contro la giustizia, che noi non siamo capaci di rinascere e che dobbiamo fare i conti con la nostra finitudine, ma che diventa possibile se visto nel suo processo dinamico, come dicevamo, in cui abbiamo visto che svolge un ruolo importante come un qualcosa che ci ha accordato, che noi accogliamo e che quindi offriamo a noi stessi e agli altri. Il perdono è importante, soprattutto nel nostro tempo, perché toglie l'ipoteca del passato dal nostro presente e ci offre la possibilità di un futuro nuovo. Il nostro passato è sempre ipotecato, abbiamo bisogno di liberarlo. Anche un passato che è profondamente ferito, solo allora sarà possibile credere in un futuro. E credo che questo che vale a livello personale è anche ciò che oggi è chiesto, proprio nell'orizzonte cupo, difficile, che noi viviamo, che vediamo agitarsi intorno a noi. Uno sguardo verso il futuro che parte da uno sguardo diverso anche sulle tragedie che noi stiamo vivendo, in cui siamo chiamati non a negare l'evidenza, la realtà,
non a evitare di dare nomi e responsabilità, ma a guardare tutto questo con un occhio diverso, che parte da quella parola di vita primordiale che ci costituisce come esseri umani e che è la parola di vita che il Signore ci ha offerto e grazie alla quale noi siamo ancora adesso al mondo. Grazie per la vostra pazienza. Rilascio il microfono ad Anna.